Legino è il nome di uno dei quartieri di Savona, situato a poche centinaia di metri dalla spiaggia, ma ugualmente lontanissimo. Il campo sportivo del Savona Calcio e l'università sono i suoi fiori all'occhiello. Come in tutto il mondo, storie, leggende e amori si intrecciano nella quotidianità. Questa è la storia di Mario, che di amori ne ha due. Il primo si chiama Anna, la moglie scomparsa pochi anni fa, e Legino, il quartiere dove Mario vive. Mario ha inventato una pagina Facebook e la maglietta per ricordare i suoi grandi amori. Mario, come ti sei avvicinato a Facebook? Ma guarda, io a Facebook sono approdato perché in primis ero riluttante a internet come a tutti, perché i miei nipoti che si sono visti prima, che hai conosciuto, sono andati su Facebook un po' per seguire loro, un po' per... è mancata mia moglie, che eravamo fondatori di questo gruppo, ci tengo a dirlo, perché lei oggi è qua. Poi da cosa nasce cosa, ho visto che riesco a parlare con l'Argentina, col Messico, dove conosco parenti e ho amici che si sono trasferiti in quei paesi. Diciamo che unisce, e oggi ha unito Legino. Poi è nata, qualcuno ha lanciato l'idea della maglietta. Idea che diventa realtà concreta e che sicuramente va ad aumentare, a incrementare quello che è il senso di appartenenza. Appartenenza a una realtà, a un gruppo di persone come Legino. Il giorno qui serve per raggruppare un po' tutte le persone vegie dell'Ese, che magari tanto tempo che non si vedeva, che avevano perso i contatti. Invece così è con questa iniziativa, grazie a Mario, abbiamo fatto un'iniziativa che anche col tempo speriamo che ti portò avanti. Un modo anche per tenersi in contatto con il mondo. E il fatto che abbia avuto un successo così grande il gruppo in un quartiere, come dicevi tu, molto piccolo, è importantissimo, perché le persone riallacciano anche i rapporti fra di loro, rapporti anche vecchissimi di anni, ed è molto bello perché poi ci si confronta anche su molte tematiche, le fotografie che vengono messe, è una cosa veramente gradevole, e credo che sia ormai, come dire, il terzo millennio. Il lavoro ti ha aiutato nella tua esperienza in internet? Sì, il lavoro mi ha aiutato, perché in quanto io sono sempre stato di estrazione operaia, anche in porto sono nato, che ho lavorato in banchina, riciclato per N volte con tanti lavori prima di andare in pensione. Ultimamente sono stato 10 anni in autorità portuale, e ogni volta che c'era un corso di personal computer, che io non sapevo nemmeno accendere fino a 10-15 anni fa, io alzavo la mano, ci voglio andare.